Sottomessi, siamo sottopagati, mezzi insicuri, paga che non arriva mai, nessuno si interessa, fanno quello che vogliono, facciamo 12 ore, veniamo pagati neanche per 4. Ci prova anche, invita delle ragazze a cena, c'è che ci sta, c'è che non ci sta, tipo le ragazze che non ci stanno, cioè la lascia a casa, se no la sposta in un altro cantiere. E noi ci siamo stancati. Parlavo con le ragazze dal 2012 perché sono venuta a sapere di questo sindacato che si chiama il Sicobas. Abbiamo chiesto agli altri amici, hanno detto Sicobas aiutano, fanno queste... L'unico sindacato che difendono operai sono loro, andate con loro, scrive con loro perché con loro andate avanti, non lasciano mezza strada. Abbiamo liberato una bottiglia come se fosse un liquido che doveva esplodere, nel tirar via il tappo è esploso e non gli abbiamo dato, diciamo, indicazione concreta che c'era la possibilità di poter fare delle battaglie, vincerle, eccetera. Finalmente ci siamo ribellati, ci siamo uniti alcuni di noi che abbiamo tolto la paura che loro ce la mettevano sempre. La paura dentro di noi con le loro minacce, e finalmente alcuni di noi abbiamo preso il coraggio e abbiamo scioperato.